Buongiorno a tutti, buenos días a todos. Oggi andremo a fare melanzane, pomodoro e provola affumicata. Una ricetta che abbraccia l'Italia da nord a sud. Una piccola rivisitazione della parmigiana di melanzane italiana. Per questa ricetta abbiamo bisogno di ricotta salata, mozzarella, provola affumicata, panna, latte, basilico, melanzane e pomodoro. Pomodoro pelato. Andiamo subito a cuocere il nostro pomodoro. Andiamo a mettere dell'olio, uno spicchio d'aglio, il pomodoro, un bel ciuffo di basilico. Lasciamo cuocere il pomodoro, intanto andiamo a fare la nostra fontuta. Abbiamo messo dell'acqua e mettiamo una ciotola e creiamo un bagnomaria. Andiamo a versare nel nostro bagnomaria il latte. Andiamo a mettere la panna. E lasciamo a bagnomaria in fondo nella scuola. Andiamo a tagliare la nostra melanzana in questo modo. Passiamo le nostre melanzane nella farina e le andiamo a friggere in olio ben caldo. Ed ecco le nostre melanzane fritte. Ora andremo a mettere un po' di ricotta salata. Questa non l'ho messa nella ricetta, questo è un segreto che vi do oggi. Il nostro pomodoro che avevamo messo in cottura prima è pronto. Andiamo a togliere ovviamente il basilico e l'aglio e andiamo a frullare il nostro pomodoro. Ed ecco il nostro pomodoro frullato. Ovviamente questo lo frullate con mini pinner. Non frullatelo troppo perché sennò andrete a rovinare il suo colore. Ed ecco la nostra provola affumicata. Andiamo a comporre il nostro piatto. Se mettete la ricotta salata, state molto attenti con il sale perché già è salata. Mi raccomando, le melanzane cerchiamo di disporle sovrapponendole. Andremo a tagliare la mozzarella. Andiamo a mettere nel nostro sformatino, pressando un po'. Andiamo a mettere il nostro pomodoro. Andiamo a mettere un'altra spolverata di ricotta salata. Andiamo a mettere il basilico. Molto importante mettere il basilico. Andiamo a chiudere il nostro sformatino. Andiamo a infornare il nostro piatto a 170 gradi per 12 minuti. Ed ecco il nostro piatto, melanzane, pomodoro e provola affumicata.